La villa dei Conti Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, riapre le sue porte alle visite audioguidate per un brindisi alla ripresa. Ci attende un monumentale palazzo abitato ed arredato, pieno di storia e di vita. Possiamo ammirare la facciata di stile palladiano con influenze barocche, costruita alla fine del Seicento dalla famiglia Maffei, di fianco all'antica casa padronale del Quattrocento. Il giardino segreto, con la fontana dei Putti, la grande veranda d'ingresso che ricevette sovrani ed imperatori, lo scalone d'onore e la loggia con gli affreschi della caduta di Fetonte in due tempi, il salone di Napoleone III che stabilì nella villa il suo quartier generale, l'alcova imperiale affrescata che lo accolse per 12 giorni, il salone degli ambasciatori che si affaccia al magico giardino privato, il gigantesco ginkgo biloba di 4 secoli, il monumentale ninfeo dedicato al marchese Scipione Maffei. La sala dei ventagli di Manila. La sala del tè dedicata a Maria Callas. Il salone di Francesco Giuseppe d'Austria che alloggiò per 2 giorni nella villa. La sala delle cacce con i grandi affreschi venatori. E dovunque il ricordo degli ospiti illustri di ieri e di oggi, famiglie reali, luminari della scienza medica e personaggi del mondo dell'arte, ricevuti nel passato e nel presente in questa dimora che proietta verso il futuro il suo protagonismo nella storia e nel risorgimento italiano.